Venditalia 2014, 4 giorni d'inferno per me a Milano, perché tra le tante interviste, mentre mi sposto nei corridoi, incontro tantissimi amici. Ed è stato, come dire, fortuito l'incontro con Flavio Barzigotti, che è il responsabile commerciale della SIPE. Flavio, buongiorno. Io ti ho già presentato, nome, cognome, l'ho già detto, ma di pure. E in questa volta in veste ufficiale, visto che sei un nome nuovo per VenninTV.it, nome, cognome, azienda e funzione. Flavio Barzigotti della SIPE SRL di Zola Predosa, Bologna. Io cosa fa la SIPE? SIPE progetta e produce schede elettroniche, sistemi elettronici, soluzioni elettroniche. Lo facciamo da 25 anni. Tanta passione, tanta fatica, però con grande successo. Con tanto sacrificio, oso dire. Di più. però lo facciamo veramente, insomma, da tanti anni. Io sono responsabile commerciale, nonché uno dei soci dell'azienda. E siamo circa 25 persone, insomma, tra progettisti, commerciali, gente addetta al collaudo, produzione e quant'altro. Come è nata la SIPE? 25 anni fa tu avevi probabilmente 23, 24, 25 anni o forse anche meno? No, beh, siamo lì, l'età è quella. È nata perché l'elettronica era, non dico ai primi passi, ma era comunque un elemento che ancora nelle macchine non era così diffuso. C'era l'esigenza di automazione e quindi la nicchia era scoperta ed eccoci qua con la nostra inizio avventura. E voi per chi producete nello specifico schede elettroniche? La distribuzione automatica è fatta naturalmente per quanto riguarda l'hardware di macchine OCS, sistemi di pagamento, ma soprattutto vending machines. Diciamo che noi copriamo tutto lo spettro del settore e non solo, nel senso che l'azienda è abbastanza trasversale, lavoriamo nel settore della nautica, lavoriamo nel settore degli elettrodomestici più allargato come aspirapolveri, lavasciuga, facciamo automazione, quindi diciamo che la nostra progettazione è abbastanza trasversale. Abbiamo un ufficio che si interessa molto di innovazione, ricerca, quindi siamo anche il partner di questi grossi gruppi e diamo delle soluzioni avanzate, quindi siamo anche propositivi nel nostro lavoro. E quindi proponiamo innovazione. Oggi l'innovazione in questo settore crediamo passi attraverso la telemetria, che abbiamo chiamato teledeconto, quindi sistemi per il controllo sempre più persistente del business, che è la macchina e il prodotto distribuito. Per farlo l'elettronica oggi è assolutamente più alla portata, i costi si stanno riducendo, le tecnologie sono sempre più avanzate, la connettività, quindi che sia Wi-Fi, LAN piuttosto che GSM, GPRS, quindi sistemi di varia natura, è nel nostro DNA e quindi fare controllo per noi è un aspetto molto importante. Crediamo che il mercato oggi lo stia richiedendo e noi proponiamo delle soluzioni complete, sia quindi hardware sia software, quindi con delle piattaforme grazie al nostro partner che si chiama Solair, sempre nella zona di limitrofa di Bologna. È il nostro partner che appunto ha una soluzione, ci consente di dare una soluzione a 360 gradi per il controllo del vending e o OCS e o di tutto il settore. E oserei dire Oreca. Oreca, assolutamente. Perché il sistema che avete presentato da pochissimo è completo per tutte le soluzioni, dà una soluzione veramente a 360 gradi, quindi e soprattutto ribadisco a dei costi molto contenuti, quindi veramente il presidio del business crediamo oggi sia il servizio maggiore da dare, perché
sappiamo bene, insomma, che c'è una concorrenza agguerrita e spietata, certo. E quindi essere possessori del proprio business, controllarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia il futuro doveroso di questo settore. E tra l'altro il nostro sistema nasce per altri settori, nasce anche in settori dove uno potrebbe non aspettarselo, quindi per controllare macchine di movimento, macchine, impianti di produzione. La nostra specializzazione in buona sostanza è la telemetria. Assolutamente sì, la specializzazione ultima, diciamo, l'innovazione. Sì, di ultima generazione. Esattamente, che tra l'altro avevamo nel cassetto da un po' di tempo. Per questo settore, perché il settore, quando l'abbiamo proposta noi un paio di anni fa, il settore non era così, non l'ha recepita così bene, l'abbiamo utilizzata in altri settori, come stavo dicendo, e oggi il settore mi sembra bello pronto, ci sono diversi anche competitor e ci fa piacere, insomma, riuscire a dare questa innovazione nel settore, oltre a tutte le altre cose che da sempre facciamo, cioè noi nasciamo come customizzatori di soluzioni elettroniche. Questo vuol dire che il cliente viene da noi e si disegna la macchina su misura, quindi noi siamo in grado di fare l'elettronica su misura, di produrla anche in volumi. Non abbiamo paura della Cina e quindi eccoci. Allora, Flavio, per sintetizzare, possiamo dire che certamente voi siete pronti a customizzare o comunque a realizzare qualsiasi progetto sia facilmente realizzabile, anche un po' più difficilmente se vogliamo, realizzabile non solo per le vending machines ma anche per quelle dedicate all'Horeca e qualunque settore che in qualche modo abbia la necessità di un controllo a distanza dei macchinari. Per maggiori informazioni possono andare sul vostro sito e quindi anche per prendere contatti con voi per un semplice preventivo contatto, un primo dialogo che potrebbe andare a consentirvi una progettazione comune. Qual è il vostro sito? Il nostro sito è www.sipe-srl.it. E noi tra l'altro siamo abituati, abbiamo per nostra struttura la deformazione di fare delle analisi di fattibilità tutti i giorni. Nelle analisi di fattibilità diamo comunque sempre un preventivo senza impegno, dove mettiamo in evidenza quelli che sono i costi di sviluppo, hardware, firmware, software, e diamo anche già una prima indicazione di quello che può essere il costo della soluzione che proponiamo. Quindi il cliente, nel momento in cui ci appalta il lavoro, ha una conoscenza in modo chiaro. Esattamente, in modo chiaro e trasparente di quello che è anche il costo e l'investimento a cui va incontro. Un investimento che viene supportato dalla professionalità di 25 collaboratori. Flavio, bravo e grazie per la disponibilità a realizzare questa intervista insieme a me per far conoscere anche la vostra struttura, nuova ma non tanto, 25 anni non sono pochi tutto sommato, ma nuova certamente per gli amici di VendingTV.it, che ti invito a questo punto a salutare. Grazie, è stato un piacere e che dire, buon lavoro a tutti. Buon lavoro anche a te, visto che sei qui in fiera per fare business come tutti gli altri. Noi, amici, nel frattempo continuiamo nel nostro giro itinerante attraverso gli stand per andare a documentarvi tutte quelle che sono le novità di questa manifestazione Venditalia 2014. A dopo!